Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Arcolini e Giulio Arnolieri. Prima di entrare nel vivo di questa gara importantissima che riprende il campionato dopo un mese intero di stop a causa Covid, la federazione ha fatto questo stop dando la possibilità a tutte le squadre di rientrare con tutti gli effettivi. Si entra in pista dopo una certificazione di tampone negativo, dunque si spera di poter riprendere regolarmente il campionato. Campionato che ovviamente riparte a porte chiuse, vedremo poi negli sviluppi della pandemia quelle che saranno le decisioni. Prima di entrare nell'ordine della partita, io vorrei ringraziare gli ultra del Forte dei Marmi per lo striscione che hanno messo questa sera a ricordo dell'amico Stefano Di Lodi. Lo vediamo inquadrato in questo momento. Gli ultra del Forte dei Marmi salutano l'amico Stefano Di Lodi, un grandissimo tifoso della formazione giallorossa, scomparso non molto tempo fa. Ritorniamo sulla gara del Forte dei Marmi. Giulio, dovremo osservare un minuto di silenzio per la scomparsa di un arbitro di Novara, il signor Di Nicola, ma prima di tutto questo c'è la prova delle palline, immagino, e dunque possiamo parlare un attimo di questa gara importantissima che arriva con un Forte dei Marmi non ancora al top e oltretutto con 3, forse 4 settimane di stop totale da parte degli atleti. Eh sì, rispetto ad altre squadre, il Forte dei Marmi, ne parlavamo proprio prima di iniziare la telecronaca, è stato abbastanza bersagliato dal Covid, anche se fortunatamente non a livello di forme gravi, però insomma sta di fatto che quella disgraziata trasferta di Grosseto ha avuto grosse conseguenze anche per il rossoblù. Comunque ora sono tutti abili ed arruolati, come si diceva una volta, e chiaramente la forma migliore arriverà piano piano, anche quello che diceva Orlandi la settimana scorsa. È chiaro, il fatto di giocare ogni 3 giorni non agevola il discorso, ora ci sarà il minuto di silenzio, non agevola il discorso tecnico, sicuramente agevolerà quello che significa per la tenuta agonistica. Bene, riprendiamo con la postazione, comunque dicevamo Forte dei Marmi Lodi, le formazioni prima di andare ad affrontare ulteriori parole per questa gara. Il Forte dei Marmi si schiera con Bertozzi a difesa di pali, poi abbiamo Capitan Motaran, Giovannetti Ambrosio, Burgaia, Rubio, Casas, Antonioni, Mare e Mani. Risponde il Lodi con Valentin Grimalt e Porchera a difesa della porta, e poi abbiamo Gori, Luzzi, Greco, Cinquini, Mendez, Mattia Gori, Compagno e Torner. Allenatore dell'Odi, il signor Pierluigi Bresciani, il nostro Gigio che conosciamo molto bene. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi, Alberto Orlandi, anche questo chiaramente un grandissimo campione conosciuto da tutti. Sarà una partita difficile, Giulio. Il Lodi arriva con 4 vittorie su 4 gare giocate, il Forte dei Marmi ha vinto 2 volte su 3, la sconfitta iniziale di Sarzana, poi la vittoria in casa con il Trissino e quella di Grosseto che ben cara ci è costata. Le difese hanno subito 7 gol sia da una parte che dall'altra, la vera differenza sono le 21 reti del Lodi contro le 7 del Forte dei Marmi. Sì, Lodi che è partito veramente molto molto bene, Bresciani aveva detto, come giustamente doveva fare, che la squadra era molto rinnovata, per cui ci sarebbe stato bisogno, no, di un po' di rodaggio, e mi pare che il rodaggio sia stato già fatto prima della stop, perché 4 vittorie in 4 partite, avendo battuto anche vinto a Sarzana,
battuto il Trissino, quindi insomma indubbiamente è al momento la squadra, almeno prima della pausa diciamo, perché adesso è passato un mese, prima della pausa era di gran lunga la squadra più in forma. Ora vedremo se questa pausa gli sarà servita, perché poi anche loro non hanno avuto probabilmente, a quello che so, casi di Covid, però hanno avuto un periodo in cui l'impianto probabilmente era a scartamento ridotto, quindi anche loro intanto una conclusione di Tornero, uno dei tanti ex, ma entriamo in diretta. Intanto il Fortenalmi prende sfera e torna avanti con Ambrosio, attaccato da Compagno, Ambrosio, Casas, Motaran e Rubio per il rosso-blu, Compagno, Torner, Illuzzi e Cinquini per la formazione allenata da Gigio Bresciani. Dunque si batte, battuta in questo momento, Motaran si allarga, il missile di Motaran passa al lato, sulla ribattuta il più lesto di tutti è Cinquini, che recupera la sfera, rilancia a Torner, gli ritorna pallina e sviluppa l'azione in attacco per quanto riguarda la formazione giallorossa. Ancora la sfera per la squadra lodigiana, che manovra nel cerchio di centropista con Compagno, allarga per Torner, il filtrante per Compagno è troppo lungo, se ne impossessa Motaran, il capitano del rosso-blu, rilancia su Rubio e riporta avanti l'azione. Schierato il Lodi, la manovra la GDS impianti, Motaran in orizzontale per Rubio, da questi a Casas, ancora per Motaran che scambia su Rubio, pressing alto di Luzzi, ma Rubio riesce a entrare in fascia destra, la dà indietro per Ambrosio, rimbalzo maligno della sfera, riesce comunque a servire il capitano Motaran che gira dietro la porta, controllato dall'avversario, la mette al centro, il tentativo niente da fare, la sfera è stata toccata dal portiere, dunque il Fortenalmi ha ancora 44 secondi a disposizione con Casas, tiro accompagnato di Casas, sfera che passa al lato, ancora Ambrosio prova ad ingannare Grimaldi, non ci riesce, la sfera viene recuperata da Cinquini che rilancia per Compagno, Compagno all'indietro, Torner per Illuzzi, contro il pressato, ma la sfera è ancora giallorossa con Cinquini, poi la recupera il Forte dei Marmi, 3 contro 2 con Ambrosio che va a contatto con Torner, con gran mestiere Torner lo ferma, non c'è fallo dice l'arbitro, riparte Lodi sulla fascia sinistra con Compagno, arriva Rubio a cercare di spezzare la trama offensiva e l'arbitro, il signor Luis Anthony Hyde, che questa sera è insieme a Ferrari, Franco Ferrari, fischia il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, 1-1 i falli di squadra, 0-0 il risultato quando sono passati 2 primi e 20 secondi. Tutto pronto per la battuta, Compagno, vicino a lui c'è Illuzzi, sfera per il capitano giallorosso, ormai in monumento, ma la sfera è recuperata da Casas, se ne va in coppia con Ambrosio, però è buona la difesa dei giallorossi, adesso è Motaran, ancora Rubio per Casas, il varco, il tiro, murato, la sfera che schizza lontana. Il più lesto di tutti è Gnata che l'appoggia per Rubio che riporta avanti la pallina. Ancora per Ambrosio, cerca e trova Motaran, esce dalla zona buia, Motaran ancora, è un Forte dei Marmi che sta cercando di entrare, ancora Casas, il gol, mamma mia che cosa ha fatto Potter Casas, è riuscito a far passare la pallina fra portiere e palo in un fazzoletto e segna l'1-0 per il rosso-blu quando sono passati 3 minuti. Dunque, gran gol di Casas. Eh sì, un po' uno dei suoi marchi di fabbrica, perché non c'ha quello solo, ma partire in velocità così, lasciare tutti fermi e poi centrare anche la posizione giusta nella porta dove il portiere non arriva, ne abbiamo già visti fare parecchi di gol così. Gran gol veramente di Casas, anche perché poi, insomma, non è che aveva davanti me e magari Fabrizio Ercolini. Senza ombra di dubbio, io non so neanche come si allaccia un pattino, figuriamoci stare in porta a parare. Intanto la sfera rimane lì in mezzo, la recupera Ambrosio che se ne va, Motaran cerca di portargli via l'uomo, Ambrosio il tiro passa al lato, poi cerca ancora sulla respinta, sfera che si impenna, la punizione in favore dell'Odi già battuta con Compagno in possesso di pallina. È un palazzetto tristemente vuoto quello dei rosso-blu, è tristemente vuoto tutto lo sport italiano, ma qui fa particolarmente effetto perché sarebbe stata una di quelle serate dove i biglietti sarebbero andati sprecati, insomma, se ne sarebbero voluti almeno il doppio per poter accontentare tutti, anche perché giocano le due squadre che negli ultimi anni si sono divise tutto quello che c'era da dividersi, lasciando poche briciole agli avversari.
Già battuta Rubio, possesso di pallina a casa Sancora, il tiro questa volta Grimalt lo mura, poi ancora Rubio interviene, ma Torner alla meglio, se ne va Torner, prova il tiro, passa al lato Motaran, il più lesto, schiacciata la balaustra e c'è il blu a compagno, cartellino blu a compagno per la spinta a Motaran che lo aveva battuto in velocità. Compagno lo schiaccia la balaustra, l'arbitro ravvede il fallo da blu, dunque cartellino blu a compagno. Quando mancano 21:04 e la punizione di prima è ovviamente affidata al bomber Ambrosio, vediamo se riuscirà nella trasformazione. E mi pare, Giulio, insomma, tutto sommato ci poteva stare un blu. Sì, sì, da quello che si è visto di qui era un po' coperto dalla balaustra, ma mi sembra di sì. Vediamo ora, una buona occasione per il Forte dei Marmi. Ambrosio dunque contro Grimalt, i due sono specialisti. Ambrosio, ma Dio mio, è una sentenza, fa 2-0 su tiro diretto. Ambrosio, quando sono passati 4 minuti al terzo Casas, al quarto Ambrosio, e siamo sul 2-0, ha fatto tutto quello che voleva, mille finte, finché non ha visto lo spiraglio. Eh sì, grande importanza in questa rete, e poi insomma, ripeto, aveva di fronte un grande portiere come Grimalt, campione del mondo, non è mai facile segnare i tiri piazzati nell'occhio a differenza del calcio. Intanto c'è il time out chiesto da Bresciani, che subito vuole mettere un po' in ordine la sua squadra, che ha iniziato dal punto di vista del gioco bene, però è chiaro che ha subito un 1-2 non da poco. Fra l'altro non c'era al momento, non è entrato al momento in pista nel quintetto base Mendes, che si è segnalato per numerose reti e anche molto pregevoli, è un ottimo acquisto, viene dall'Igualada, se ne era parlato molto bene di lui e mi pare che con pieno merito. 7 reti per Mendez, il bomber della formazione, a quota 4 compagno il Luzzi, poi a seguire gli altri per un totale di 21 gol fatti e 7 subiti fino a questa sera. Adesso vediamo quale sarà l'esito di questa gara. Intanto sono ancora 30 secondi di time out, vediamo che sia Orlandi che Gigio Bresciani stanno facendo catechesi ai propri giocatori, ovviamente in un verso o nell'altro. Non cambia nulla nella formazione rossoblu all'ingresso di Mendez al posto di compagno che è stato espulso con il cartellino blu al quarto minuto, consentendo così il raddoppio al Forte dei Marmi sul tiro diretto di Ambrosio. Dunque Potter Casa e Ambrosio fanno 2-0 per il Forte dei Marmi, si torna a giocare con la sfera, se non vado errato, in possesso del Forte dei Marmi. Infatti c'era stato il fallo su Ambrosio, il secondo fallo da parte dell'Odi, a quota 1 ai rosso-blu, pressing altissimo della squadra di Gigio Bresciani, battuta Rubio in possesso di sfera, passaggio per Motaran ancora all'indietro per Rubio, ben lontano dalla zona di gioco, adesso è Casas, Rubio ancora, cercano il pressing sull'uomo, ancora Rubio in possesso di pallina per Ambrosio, il più arretrato da questi a casa, sta davanti a sé Torner, si ferma, ancora Ambrosio, si allunga troppo la sfera, la riconquista proprio Mendez, attenzione, tiro accompagnato di Mendez, poi il tentativo di Cinquini sulla ribattuta, scivola Ambrosio, dunque Cinquini alla meglio, manovra sfera all'indietro, Torner per il Luzzi, per Torner ancora, accelerazione dell'Odi che va a pressare l'uomo alto, il Luzzi e Motaran, la serie per Motaran, serve Ambrosio al centro, ma c'è la buona guardia dei Cinquini, poi la sfera schizza lontana, è il Luzzi a riconquistarla, tenta il tiro murato da Motaran, la riprende per la CDS Ambrosio che riporta davanti i suoi, alla manovra schierato il Lodi che fa un pressing altissimo adesso, ancora Rubio dietro porta, c'è il fallo di Rubio che protegge in maniera fallosa la sfera, la punizione in favore del Lodi già battuta, Torner in possesso di pallina per Cinquini, dall'altra parte per il Luzzi per Torner ancora, il Luzzi il capitano oramai storico, tantissimi anni e soprattutto anche negli anni bui il Luzzi ha creduto nel Lodi,
quest'anno c'era stato un tentativo del Bassano di portarlo in terra vicentina, non è riuscito, dunque niente da fare. La sfera, intanto c'è il fallo di Cinquini che richiama il capitano Illuzzi, forse ha avuto qualcosa da dire. Il primo richiamo ufficiale è per Illuzzi quando sono passati praticamente 6 minuti. Richiamo per Domenico Illuzzi, immagino per proteste, Giulio. Eh sì, credo che abbia detto qualcosa, perché l'arbitro, visto che ha girato subito la testa, probabilmente ha sentito la voce e l'ha anche riconosciuto. Riparte il Forte Remar. Riparte il Forte Remar con Mutaran in fascia destra, cerca il filtrante, sventa ma prova all'ultimo secondo. Grimalt, era un tiro maligno. Adesso la fiammata passa al lato, ma Ambrosio riesce a controllarla. Due avversari su di lui. Mutaran per Rubio. Si allarga Rubio, Casas, il tiro di prima, attenzione, bravissimo Grimalda a fermare. Siamo già dall'altra parte. Cinquini recupera la sfera al centro, niente da fare, ecco una pallina che vaga lontana. Ambrosio si avventa, la mette per Rubio, il tiro di Rubio, fa la barba alla traversa, poi si scontra con l'arbitro. Finisce a terra, lasciando scoperta la propria squadra, che intanto vede l'offensiva del Lodi, un buon Forte De Marmi. Questa volta non troppo preciso sotto porta Rubio, ha cercato di ingannare, ma del resto quando ti trovi davanti un portiere come Grimalte devi cercare di fare l'impossibile e le cose diventano molto più difficili. Ancora Rubio, dopo l'aiuto di Ambrosio, Rubio in avanti per Casas, da questi a Ambrosio, Ambrosio ancora, Mutaran, Rubio... Girasfera, Casas, accelerazione dietro porta, attaccato, resiste a due, poi finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, è il Lodi che si distende con Mendez, cerca il filtrante su Mutaran, è un baluardo insuperabile per lui in questo frangente, se ne ritorna davanti Mutaran, due uomini su di lui, siamo alla Valaussa, sfera che finisce, esce fuori. Non c'è il fallo, dice l'arbitro, e in caduta ci prova Casas sfiorando la terza rete. Adesso è Rubio che fa muro davanti a Agnata sul tiro di Luzzi. Intanto vediamo che Gigio Bresciani chiama il suo alla calma, se non vado errato. C'è adesso il fallo di squadra del Forte De Marmi che sale a quota 3, così come a 3 era il Lodi. 16:56, Giulio, mi pare che il Forte Marmi ha delle accelerazioni veramente pericolose. Eh sì, perché il Lodi sta premendo, però i contropiedi del Forte Marmi sono pericolosissimi, è andato vicino al gol almeno in due circostanze, più questa qui di Casas, che lì la difesa poteva essere giustificata dal Lodi perché loro chiedevano il fallo, però è veramente un bel Forte Marmi, un Lodi che per il momento è in difficoltà, ma insomma una squadra di questo livello nemmeno al 50° c'è da darla per spacciata. Infatti in questo momento c'è un'occasionissima Mendez su tiro dell'ex Cinquini, adesso ci prova, la sfera è smanacciata, se non vado errato fuori dallo specchio della porta, c'è il primo cambio, esce Casas, va a prendersi un turno di riposo, entra Maremmani, ancora un ex anche dall'altra parte, primi cambi, Greco in pista per... se non vado errato Torner, dunque formazioni che piano piano stanno prendendo piede, ovviamente vediamo quelli che sono gli atleti che saranno sfruttati maggiormente dai propri allenatori. Battuta Maremmani attaccato, appoggia per Rubio, ancora Rubio cerca un compagno, lo trova nell'arretratissimo Mutaran. Il tiro di Mutaran è murato sulla ribattuta, però il più veloce di tutti è proprio Greco, il neo entrato che va a prendersi sfera. Alberto Greco, cresciuto nel Trissino, adesso la sfera è dietro porta, Mendez all'indietro ulteriormente per Greco, punta l'avversario, poi la mette lì, ma niente da fare, Ignata fa buona guardia su Cinquini, poi Ambrosio con gran velocità supera Mendez, si porta al limite, entra in area, poi a tu per tu con Grimalt, arriva la conclusione, frana addosso a Grimalt, perde ovviamente oltre all'occasione, si prende anche un fallo di squadra contro, 4 rosso-blu, 3 per il Lodi, 2-0 risultato, al terzo Casas, al quarto Ambrosio su tiro diretto, Giulio.
Eh sì, bella partita, giocata su ritmi come era prevedibile piuttosto elevati, qualche sbavatura la si vede, ma si capisce bene il perché, perché insomma dopo un mese di inattività insomma, ci sta chiaramente, come detto, in questi 2 mesi in cui si giocherà ogni 3 giorni le squadre avranno modo magari non tanto di lavorare sulla tecnica, sulla preparazione delle partite, ma sicuramente sull'affinamento di quello che è l'intesa in partita. Fra l'altro volevo notare che gli arbitri da questa sera, gli arbitri di Serie A1 hanno gli auricolari per cui possono comunicare senza dover necessariamente avvicinarsi, questo magari tornerà comodo anche in momenti in cui ci saranno interpretazioni divergenti, si eviterà magari di vedere i due che confabulano ma parleranno così stando anche a distanza e si metteranno d'accordo in quel modo lì. È una cosa che in Spagna e in Portogallo c'era già e è giusto che sia arrivata anche in Italia, perché sicuramente il ruolo dell'arbitro nell'occhio è difficilissimo anche essendocene due come succede da qualche anno, e quindi qualunque sistema c'è per migliorare la possibilità di prestazione dei direttori di gara è benvenuta. Ricordo gli arbitri sono Franco Ferrari e Anthony Hyde, il terzo ausiliario è Donato Minonne al banco di cronometristi. Forte dei Marmi in pista con Mutarano, Ambrosio, Maremmani e Rubio. Dall'altra parte abbiamo Compagno, Illuzzi, Greco e Mendez. Dunque formazione super offensiva quella del Lodi per cercare di recuperare le due reti di svantaggio. La sfera adesso di Ambrosio è però lunga. Attenzione, Maremmani la recupera a centropista. Aspetta il piazzamento dei compagni, si ferma. Trova un compagno in Mutaran, che a sua volta va a smistare sfera dal centropista su Ambrosio, attaccato da Mendez per Maremmani, supera il primo avversario, poi la dà all'indietro, è fuori misura e l'arbitro fischia, non si è capito bene, i 5 secondi è praticamente impossibile perché c'era appena andata la sfera dall'altra parte. Comunque questo è quello che ha fischiato l'arbitro, ne prendiamo atto. Greco, Mendez cerca il tiro sul primo palo, non gli riesce. Greco ancora, cambia per Compagno che la mette al centro ma non c'è nessuno. Poi Ambrosio in anticipo su Mendez, poi Mendez riviene su di lui, si lotta, arriva anche Maremmani, c'è la punizione per la stecca fuori dall'area di competenza di Riccardo Ognata. È il quinto fallo a carico del rossoblù, a quota 3 il Lodi. E anche su queste cose poi dovremo fare i conti. Ricordo al decimo fallo il tiro diretto per la squadra che ha fatto il decimo fallo, poi da lì in avanti ogni 5. Dunque nell'economia di una partita importante e tirata quale potrebbe essere questa, il tutto potrebbe fare la differenza. Intanto Riccardo Ognata è impegnato da Illuzzi, se la cava molto bene, adesso Greco cerca la penetrazione ma non è servito proprio al top. E dunque torna a manovrare il Lodi, Forte dei Marmi che si difende, fallo di squadra numero 6 da parte del rossoblù. Quando mancano 14 e 18 sono tanti falli. E adesso finisce a terra e c'è il settimo fallo segnalato dal signor Hyde. L'arbitro dice che bisogna attendere. Praticamente i 4 ultimi falli di rossoblù sono arrivati negli ultimi 35 secondi nella foga di voler difendere. Tanto il tiro murato da Rubio, rilanciato per Maremmani. Maremmani, miracolo di Grimalt, grandissimo Tiana Gallellodi, veramente molto molto bravo Grimalt col guantone in quello che era un alza e schiaccia che sembrava già fatta. Attenzione, adesso è il palo a dire di no a Ambrosio, ma veramente un grandissimo Grimalt, tiene a galla la barca del Lodi. Mutaran, Grimalt ancora, ma con la stecca fuori dall'area di competenza. Punizione già battuta, ma se la riconquista Lodi, se la riporta in avanti con Mendez, attaccato da Rubio, si ferma dietro porta Mendez, aspetta un compagno, le trova nell'arretratissimo, il tiro poi di Compagno passa al lato, era Greco, Compagno ancora per Greco, per Torner, subentrato a Illuzzi, ancora Greco, fascia destra per lui,
finisce a terra, la sera rimane lì, l'arbitro dice che non c'è fallo. Siamo adesso all'angolo con Mutaran che serve molto bene Ambrosio, se ne va Ambrosio, incrocia fra due avversari, sfera che schizza lontano, la riconquista Compagno, rimposta per i suoi. Dunque Lodi che torna avanti con Francesco Compagno, il tentativo di tiro è però murato, la prende Mutaran, se la porta avanti il capitano, tenta la fiammata, la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, c'è il fallo, la punizione in favore del Forte dei Marmi. 12:47, metà tempo, abbiamo visto il Lodi che si è fatto avanti, del resto sta schierando una formazione super offensiva, ma il Forte dei Marmi in contropiede è stato molto pericoloso. Ma infatti è quello il momento culminante, no? Lodi ha avuto un paio di minuti in cui aveva veramente premuto tanto, però poi ha capito subito che c'è da stare attento, una conclusione di Mutaran alla distanza ancora con il guantone Grimalta, ha capito che però deve stare molto molto attento a non scoprirsi, e infatti il Forte dei Marmi è andato vicino, molto vicino al gol con Maremmani, che è stato veramente diciamo bloccato in modo straordinario da Grimalto con un guantone qua, proprio in un pallonetto che sembrava destinato a un fondo della rete. Fra l'altro, non, correggimi se sbaglio, mi pare che sia l'esordio in campionato per Maremmani. Esatto, Maremmani ha avuto diversi problemi e adesso è a disposizione del mister Orlandi, direi a completa disposizione, perché qualche minuto aveva avuto ma poca roba. Adesso è Mutaran fra due avversari, riesce a servire Ambrosio per Rubio, esce dalla zona buia per Maremmani, Ambrosio ancora, la percussione del bomber, si ferma pressato dall'avversario, dietro porta per Maremmani, incrociano i due, poi c'è il fallo, dice l'arbitro, numero 8 dei rossoblu di Ambrosio, quando la pallina schizza altissima, c'è Mutaran che riesce a servire Maremmani, addosso a sé a Greco, bisogna uscire nei 10 secondi, la sfera è lunga, è per Rubio che però è molto defilato, non può puntare l'avversario. Rubio adesso cerca il filtrante al centro, va vista arrivare Maremmani, non passa per l'intervento di una stecca giallorossa. Dunque torna in avanti il Lodi con Greco, Mendez che ci prova sul primo palo, fa buona guardiagnata, ancora Greco per Compagno, ancora Greco, Torner, il tiro murato da Rubio, richiama i suoi Orlandi, ancora il tentativo che non riesce, la sfera finisce sul retro della porta e si riprenderà dunque con un ingaggio alla sinistra del nostro Riccardo Ognata. Quando mancano 10:46, 2-0 risultato, pagano i gol di Casas al terzo e di Ambrosio al quarto, questo secondo tiro su tiro diretto. Dunque ancora il Lodi che può manovrare, ha conquistato questo ingaggio, la sfera al centro per Mendez, ottima triangolazione, ottima giocata, ma non ha avuto eccessive difficoltà. Adesso attenzione perché il pressing dell'Ode è stato pericolosissimo, il tentativo è ancora Mendez, questa volta all'angolo si scontrano Torner e Ambrosio, l'arbitro decide che il fallo è di Ambrosio e assegna il nono fallo di squadra a carico dei rossoblù. Dunque quando mancano 10:17 il Forte Mame è già a rischio tiro diretto e forse converrebbe levarsi la pratica prima possibile perché diventi pericolosissimo. Dunque meglio un'operazione concordata che non a caso. E adesso intanto il Forte Mame comunque recupera sfera, Rubio, Maremmani, il tentativo di Maremmani passa al lato di un soffio, ancora un'ottima occasione per il rosso blu in contropiede ma fallita da Maremmani che era sbilanciato, non è riuscito a indirizzare in maniera precisa. Intanto è pronto all'ingresso Giovannetti, gli fa spazio Mutaran, c'è il fallo, attenzione del rosso blu bisogna ripetere l'operazione, ha segnato il fallo per i 5 secondi, aveva tenuto sfera Ambrosio, non è d'accordo però con l'arbitro, era convinto di essere nella propria metà pista,
L'arbitro assegna il fallo, ha tenuto sfera, dicevo, Ambrosio per consentire il cambio fra Giovannetti e Mutaran. Il tentativo sul primo palo, niente da fare, Giovannetti riconquista sfera, rilancia per Ambrosio. Ambrosio cerca un compagno, poi si allarga, serve Rubio che però ha preso un controtempo. Sfera lunghissima, il tiro di Rubio, sfera che si impenna sulla stecca di Mendez, finisce fuori dal rettangolo di gioco. Dunque Fortunami non perde sfera, ma va a conquistare una punizione all'altezza della tre quarti sulla fascia sinistra. Ambrosio e Rubio, la sfera è al centro per Giovannetti che però viene anticipato da Mendez che rimposta l'azione per i giallorossi. 9-0-7. Ancora il Lodi che può tornare in avanti. Torner per Mendez, Greco, compagno, la mette al centro, niente da fare, spazza l'aria Rubio, importantissimo in questa occasione. La pallina ancora per Greco, cerca un compagno, lo trova in Torner, dall'altra parte Mendez. Per Torner ancora, attaccato da Maremmani. Poi prova il tiro ma è murato, poi Maremmani se la lotta con compagno, il fallo di compagno, il time out quando mancano 8:31 e il quinto fallo a carico del Lodi, mi sembrava un fallo di squadra. Dunque 2-0 risultato, al terzo Casas, al quarto compagno, al sesto minuto l'unico richiamo ufficiale fatto a Illuzzi e adesso quando mancano 8:31 9 falli rossoblu a carico del rossoblu, 4 a carico del Lodi. Dunque Giulio, partita che vede il Lodi che pressa tantissimo, ottime occasioni, ma il forte De Marmi è riuscito a rendersi veramente pericoloso. Sì, infatti questa è un po' la chiave almeno della partita fino a questo momento, e del resto è quella più logica visto che il Forte Renami sta conducendo per 2-0, quindi è chiaro che deve concedere qualche cosa al Lodi, non tanto perché non ce la faccia, ma perché è chiaro che la squadra che è in svantaggio è quella che è chiamata a fare qualcosa in più, no? Quindi Lodi lo sta facendo molto bene, però il Forte Remarmi sta giocando nel modo giusto perché con un po' più di fortuna e di precisione potremmo essere qui a commentare un 3-0, un 4-0. Poi è chiaro che anche il Lodi qualche occasione l'ha avuta, Mendez fra l'altro mi piace perché è un giocatore che appena vede molto la porta tira subito, raramente tira fuori, veramente un ottimo giocatore, si capisce perché abbia già segnato 7 reti, perché uno che la mette sempre dentro la porta non è che trova sempre Ignata davanti, e quindi è sicuramente un ottimo elemento, però è chiaro che è una partita ancora tutta da giocare, il 2-0 nell'hockey sappiamo benissimo che conta relativamente poco. Conta relativamente poco soprattutto in considerazione che abbiamo davanti ancora 33 minuti di gioco, 32 minuti di gioco e due squadre che insomma ci hanno insegnato, questo però è un fallo cattivo, schiacciata la palla Ustra, nel senso che è volutamente, intenzionalmente addosso all'avversario. Quinto fallo di squadra, bisogna ripetere la battuta, facendo l'arbitro che è lì a due passi. Nello specifico era Torner su Rubio, sfera all'indietro, Rubio in possesso di pallina, Rubio in orizzontale per Giovannetti, Rubio ancora, Casas che è subentrato durante il time out ad Ambrosio, la sfera persa, attenzione Mendez, la mette al centro per Torner che la spara fuori, poi Maremmani che se ne va con la pallina sulla stecca, finisce a terra, sono due incastrati, l'arbitro dice che non c'è fallo e si riprende a giocare con il Lodi che torna in avanti, rumoreggia quelle 6 o 7 persone addette ai lavori che sono qui a bordo pista, ma l'arbitro ha sentenziato che si può giocare, tanto un blocco di Torner non ravvisato dall'arbitro, sfera che rimane lì, la recupera Casas, se ne va vicino a sé Greco, sfera all'indietro per Rubio, per Maremmani, per Rubio ancora, 7-13 alla fine del primo tempo, con Rubio per Giovannetti che prova il tiro ma riesce Grimalta a fermare, attenzione a compagno, poi Giovannetti che torna e rinviene sul compagno, la stecca di compagno lo butta giù, l'arbitro dice che è fallo di squadra per il rosso-blu, già battuta, Giovannetti in possesso di sfera, supera di slancio Torner, poi però in seconda battuta è compagno che gli porta via pallina, rilancia per Torner stesso che si ferma all'altezza della tre quarti, tanto dentro il Luzzi fuori compagno,
capitano Luzzi, autore di 4 reti nel corso di questo primo scorcio di campionato, praticamente la media di un gol a partita, ma è Casas che soffia a sfera, ha Greco vicino a sé che riesce con il corpo a fermare la pallina che era indirizzata verso Rubio che si stava lanciando nel cerchio dell'area, niente da fare, la pallina ancora lì, ancora Agnata che compie il miracolo. È forte De Marmi che può manovrare con mare e mani, ma perde la sfera per i 5 secondi ed è rumoreggia la panchina giallorossa, e aveva ragione perché a sfera a gioco fermo mare e mani ha allontanato la pallina e sappiamo che questo vale un fallo di squadra. Comunque il forte De Marmi torna a possesso la pallina per Giovannetti, da questi a mare e mani, Casas, Maremani ancora, cerca un compagno, lo trova in Giovannetti che allarga per Casas, è ancora lui in possesso di sfera, Giovannetti all'indietro ancora per Maremani, forte De Marmi che aspetta il limite dei secondi, adesso al centro, il tentativo era molto molto bello, un soffio indietro di un nulla, Maremani non riesce nella deviazione, ma grande trama offensiva studiata da Alberto Orlandi per i suoi. Ancora per Greco, cerca un compagno, lo trova in Torner finta al tiro, Casas si impossessa la pallina, due uomini addosso, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, ma mi sembrava una carica bella e buona. Intanto la pallina viene allontanata da Giovannetti, ma la riconquista subito il Lodi che poi finisce a terra Mendez e l'arbitro assegna il rigore, si è lasciato un po' cadere ma sicuramente il contatto c'è stato, dunque quando mancano 5 minuti alla fine, al 20esimo, il rigore per il Lodi. Giulio, ma io sono abbastanza perplesso, non mi sembrava molto, però chiaramente come diciamo sempre, no, vabbè, non abbiamo la possibilità di vederlo noi, l'arbitro non ce l'ha mai, quindi è inutile stare ai... Io ho notato invece un paio di volte che l'arbitro Aida ha dato dei regole del vantaggio su Casas, che in realtà erano delle regole dello svantaggio, perché sì, la palla gli è rimasta ma era talmente sbilanciato. Comunque ora c'è il tiro di Luzzi. Il Luzzi contro Motaran, due specialisti a confronto, vediamo chi avrà la meglio. Il tiro di Luzzi è un raso terra micidiale che si va a insaccare sotto le gambe di Motaran, che dunque Luzzi dimezza il vantaggio rosso-blu. Adesso il forte Armi ha i 9 falli di squadra, ricordo, con un arbitro che mi pare che fischi tutto quello che vuole. Dunque quando mancano 5-0-3, partita che non è mai stata chiusa ma sicuramente adesso è un pochino più aperta di prima, il forte De Marmi deve cercare, quando ha le occasioni, ne ha avute tantissime, di sfruttarle. Adesso è in pista con Motaran, Ambrosio, sono due su di lui, Ambrosio conquista sfera, la dà indietro per Casas, il tiro di Casas, all'arbitro assegna il fallo numero 10 ai rosso-blu, si lamenta Casas, c'è niente da fare, è punizione di prima, dunque decimo fallo. Quando sono passati solo 18 secondi dal rigore, se ne incarica, immagino, compagno, lo specialista della cosa, soltanto 18 secondi dal rigore, c'è il decimo fallo e la punizione di prima a favore del Lodi, compagno contro Gnata. E vediamo quello che sarà l'esito. Dunque 4:42 alla fine del primo tempo, 2-1 risultato, tiro diretto, compagno contro Riccardo Gnata, parte compagno, si ferma il tentativo e poi sulla ribattuta di Gnata alza la stecca e la infila dentro ed è 2-2. E dunque tutto da rifare, si riparte praticamente dopo un tempo giocato senza nessun risultato effettivo, se ne torna tranquillamente in panchina compagno, gran bella giocata, era riuscito Gnata ma poi
la sfortuna ha voluto che quella pallina riarrivasse sulla stecca a mezza altezza. Sì, proprio, in una posizione che era un po' una specialità di Compagno, fra l'altro quella dei tiri a mezza altezza. È chiaro che non ha sbagliato. Peccato perché Gnate era stato bravo a pararlo, però è chiaro che quando la ribattuta va a finire proprio addosso all'attaccante. Va bene, vediamo come vanno le cose in questi 4 minuti ancora del primo tempo, c'è ancora molte cose da vedere, penso. Intanto c'è il tocco di Greco su Casas, lanciata a rete che l'arbitro non ravvede. E il Forte Armi mantiene comunque il possesso di sfera, ancora per Rubio, da questi a Motaran, dall'altra parte per Casas che si allarga, la mette al centro, tentativo di deviazione che non riesce, poi finisce a terra. Si lotta alla balaustra, alla meglio la formazione giallorossa, attenzione 2 contro 1 e c'è il gol del vantaggio di Greco sul contropiede pressoché perfetto, veramente portato benissimo da Greco a Mendez, e Mendez non fallisce la rete del vantaggio. Dunque in praticamente 2 minuti dal 2-0 al 3-2 per il Lodi, a conferma che è una grandissima squadra e a conferma che sfruttano tutto quello che gli è dato da sfruttare, a differenza di quello che ha fatto il Forte dei Marmi nel primo tempo. Giulio. Eh sì, proprio dopo l'1-2 sul tiro piazzato stavo pensando proprio alla possibilità di contraccolpo psicologico, perché insomma è una bella botta, 2 gol sul tiro piazzato nel giro di pochi secondi, e in effetti secondo me questo gol qui la squadra non si era ancora stabilizzata di testa dopo quell'1-2 non particolarmente fortunato. E adesso la partita è difficile perché Lodi è chiaramente molto molto in alto dal punto di vista psicologico rispetto al Forte dei Marmi, che deve invece ricostruirsi un po'. Senza ombra di dubbio, 3 minuti e 11 alla fine. Intanto vediamo che l'arbitro richiama Rubio e, se non vado errato, Mendez. Vengono richiamati all'ordine al signor Ferrari, si erano spintonati i due. Dunque niente di fatto, intanto nuovi cambi nelle file del Lodi, che adesso è in pista con il Luzzi, Mendez, Compagno e Torner. Casas, Ambrosio, Rubio e Motaran sono gli uomini di Alberto Orlandi. La punizione a favore del Forte dei Marmi, che ricorda ha subito 3 reti praticamente in 1 minuto e 20, 2 su tiro diretto e una su un contropiede portato veramente molto molto bene. Adesso ancora Lodi che riconquista sfera al centro, fa buona guardia questa volta e poi c'è l'aggancio, e questo è molto più che volontario. E c'è il blu a Torner, che una volta persa la pallina è caduto a terra e ha agganciato Casas. Dunque blu a Torner, è già la seconda volta che Torner cerca l'uomo. Mancano 2:51 e c'è la punizione di prima che è affidata questa volta a Casas, se non vado errato. E vediamo se il nostro Potter Casas riesce a trasformarla e a riportare in parità le due squadre. Rumoreggiano un po' tutti, mi pare, Giulio, che è ineccepibile la decisione. Accidenti. Poi si può discutere che era dietro la porta, ma ormai l'abbiamo già detto fino alla noia, no? Che quel tipo di fallo lì, dovunque venga fatto, anche negli spogliatoi, è un cartellino blu e quindi è così. Poi magari falli non di quel genere, più vicini alla porta, non vengono sanzionati nello stesso modo, ma questa è la regola. Intanto Casas contro Grimalt, è Casas, Grimalt lo ferma e questa volta la respinta del portiere non finisce precisamente sulla stecca del giocatore, dunque niente di fatto. Ma poi Casas soffia a sfera, ma a sua volta Mendez ritorna su di lui, ancora per il tentativo di Compagno. Adesso il Forte Mami è in superiorità numerica, bisogna trovare il verso di sfruttarla, anche se sappiamo che è difficilissimo perché ci sono squadre che sono, tanto c'è la stecca di Luzzi altissima, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Ancora per Rubio,
da questi a Motaran. La sfera rimbalza sulla stecca di un avversario, dunque il Luzzi in possesso di pallina, la spara lontanissima, attenzione Mendez, poi arriva Motaran, serve per Rubio per Ambrosio, tentativo di Ambrosio, niente da fare, Rubio ci prova, il tiro di Rubio finisce sul retro della porta, dando l'illusione della rete, si riprende dunque con un ingaggio quando vediamo il forte dei mammi, ricordo superiorità numerica, c'è il fallo di Luzzi, la sfera conquistata dai rossoblù, dunque Luzzi tocca sfera prima del fischio, Ambrosio che si prepara a sistemare sfera, lascia la pallina a Rubio, 1:46 alla fine, tutto pronto, battuta in questo momento, ancora una cinquantina di secondi se non vado errato di superiorità per il rosso-blu, Rubio per Motaran, per Ambrosio, per Casas, per Rubio, per Casas, agganciato e c'è il fallo di squadra, non se la sente il signor Ferrari di fischiare ancora un blu, anche se il regolamento parla chiarissimo in questo senso, 38 secondi di superiorità e Lodi chiude molto bene gli spazi, adesso è Casas che ci prova, passa al lato, la sfera è recuperata dai Luzzi, il Luzzi che la fa correre ma la riconquista il Lodi per la sfera alta alzata dal giocatore del Forte dei Marmi, 1:20 alla fine, 29 secondi di superiorità per il rosso-blu ancora. Bisogna batte sfera, la dà lunga, la riconquista Compagno, la difende nell'angolo, la cambia dall'altra parte per Greco, la dà al centro per Compagno che la controlla con un pattino, la punizione per il Forte dei Marmi già battuta, Rubio in possesso di pallina per Motaran, il tiro di Motaran passa al lato, la sfera recuperata da Casas, ancora per Rubio, per Motaran ancora, non se la sente di provare il tiro Motaran, l'appoggia per Rubio, per Casas al centro, lotta nell'area Ambrosio, niente da fare, finiscono i due minuti di superiorità con un Lodi che riesce a difendere la porta e dunque a 40 secondi tornano le formazioni in parità numerica, una grande difesa del Lodi davanti a Grimalt. 30 secondi, adesso è Lodi che andrà ad aspettare gli ultimi secondi per andare alla conclusione, Forte dei Marmi che a 25 alla fine deve spingere per trovare la rete del pari, 19-18, Motaran in possesso di pallina, supera un avversario Motaran attaccato da Greco, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra di Motaran, poi Motaran finisce a terra spintonato da Compagno che becca il secondo cartellino blu della serata, viene spintonato, blu a Compagno quando mancano 11 secondi, e la punizione forse però la squadra era a gioco fermo perché vedo che non c'è stata né sostituzione né tiro diretto, cioè il cartellino blu e mi sto perdendo Giulio, ti chiedo, insomma cartellino blu, non c'è tiro diretto, non c'è neanche l'inferiorità in questo caso? No, perché sono uno per parte, quindi c'è la sostituzione automatica e comunque era gioco fermo, quindi non c'è stato, non è stato uno in sequenza, via. Bene, allora 11 secondi alla fine con la sfera sulla stecca del Lodi. Lodi che ricorda era sotto 2-0, poi dal 20° al 22° è riuscito a ribaltare il tutto e adesso è in vantaggio per 3-2. Il tiro sul fil di sirena non vale niente se non la parata di Riccardo Ognata. 25 minuti dunque volati con il gol di Casas al terzo e di Ambrosio sul tiro diretto al quarto, poi il rigore di Luzzi di mezza al 20° dopo 18 secondi, il 10° fallo permette a Compagno di fare il 2-2, Mendez il 2-3 per
sul contropiede veramente portato bellissimo. Poi il Fort Valmy non riesce a concretizzare una miriade di occasioni. Di fatto il risultato al momento, alla fine del primo tempo, è 3-2 per il Lodi sulla pista del rosso-blu. E dunque, Giulio, le ultime parole di questo primo tempo in attesa di una ripresa, immagino vibrante. Senz'altro, ma diciamo che alla fine poi la differenza l'hanno fatta i tiri piazzati, perché il Lodi tutte e due in pochissimo tempo le ha sfruttati, il Forte Remarmi invece ne ha avuto quello finale, non è riuscito a sfruttarle, e neanche la superiorità numerica è quello che poi poteva portare magari al discorso di un risultato di parità, che al momento non c'è, che forse per quello che si è visto poteva anche essere il risultato più giusto. Però i gol contano, ovviamente chi ne segna uno di più è giusto che vada a riposo in vantaggio. Dopo questa lapalissiana affermazione di fine primo tempo, torno al microfono a Fabrizio Ercolini. Soltanto per ringraziare l'amico Giuseppe Nardini per le riprese, l'amico Giulio Arnolieri per il commento. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo, ci prendiamo anche noi una pausa così come fanno i giocatori.
Bene, torniamo qua in diretta dal Palasport di Forte dei Marmi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo: il Lodi si impone al momento sulla GDS Impianti per 3-2. Lodi che è stato sotto per 2-0 al terzo gol di Casas, molto molto bello, entrato dalla propria fascia sinistra. Il raddoppio di Ambrosio su Blu Accompagno, punizione di prima, e Ambrosio fa secco Grimaldi per 2-0. Poi il rigore di Luzzi di mezza il vantaggio rosso-blu. Il fecimo fallo consente dopo una manciata di secondi a Compagno di andare in parità. E Mendez, un contropiede pressoché perfetto da far vedere ai ragazzini, fa 3-2. E si torna in pista e si gioca con Rubio, Ambrosio, Maremmani e Casas, Torner, Cinquini, Mendez e Luzzi per la formazione Lodi Lombarda. Ricordo in panca Puniti, Compagno e Motaran, che hanno ancora 1 minuto e 23 da scontare. Attenzione Luzzi, incursione in area di Luzzi, poi tenta il tiro, fa buona guardia Gnata, rilancia l'azione per Casas che supera in un primo momento Torner, poi rinviene su di lui, serve Cinquini, ma ancora Casas, poi messo giù da Mendez. L'arbitro dice si può proseguire, ma c'era un fallo vistosissimo. Adesso è Rubio che porta avanti sfera per i suoi. Rubio ancora, Cinquini su di lui, sfera all'indietro, Casas per Maremmani, dietro porta c'è Ambrosio che riceve, poi la sfera viene schiacciata lontana da Grimalt, ma uscendo con la stecca fuori dall'area del portiere. Dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi al vertice basso alla destra di Grimalt. Ancora tentativo di Casas di filtranti che non riesce. Il Luzzi con calma rimposta l'azione, la spara in avanti dove c'è Cinquini. Cinquini per Torner, il Luzzi, Mendez per Torner ancora, per il Luzzi che la mette al centro, ma il più veloce di tutti è Casas, porta via sfera al connazionale Mendez, la rilancia lunga Ambrosio, poi il passaggio è per Cinquini, si ferma per il controllo di Casas, il Luzzi la tenta dalla lunga distanza, poi c'è Rubio che finisce a terra sull'intervento di Mendez, l'arbitro dice che si può proseguire. Rubio gli fa cenno, non è molto d'accordo. Ancora Ambrosio in possesso di pallina, la sfera rimane lì, è Casas per Maremmani, per Rubio ancora, ancora Rubio in possesso di sfera, dall'altra parte Casas, Maremmani, sfera al centro ma Cinquini fa buona guardia, rilancia per il Luzzi, si ferma il Luzzi, prova un filtrante che colpisce però Casas. Casas per Rubio, torna avanti il Forte dei Marmi, cerca un compagno Rubio, si allarga in fascia destra, arriva all'altezza della tre quarti, si ferma dietro Maremmani, poi Ambrosio, ma c'è il fallo di Ambrosio, dice l'arbitro, fallo di squadra numero 13 a carico del Forte dei Marmi, a quota 8 il Lodi. Si riprende a giocare con il Luzzi, finta al tiro, tenta il filtrante, controllato dall'avversario, arriva Ambrosio, porta via sfera, se ne va in fascia sinistra, fa tutto da solo, supera un avversario, poi la dà dall'altra parte per la corrente Casas, ma Cinquini si intromette e smorza l'azione d'attacco, rilancia l'azione, sfera indietro ancora per Cinquini, da questi a Torner, per il Luzzi, ancora Mendez, dietro porta, difesa lagnata, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, l'ultimo a toccare è stato Ambrosio, dunque la punizione in favore del Lodi quando mancano 21:47. Il risultato fermo sul 3-2, il tutto inchiodato rispetto al primo tempo. Ancora Torner, la mette al centro, c'è il fallo di lunetta da parte di Luzzi, la punizione in favore del Forte dei Marmi, già battuta Casas tra due avversari, tenta il tiro, sfera che si impenna, si alza, rimane però nel rettangolo di gioco, all'indietro da Maremmani a Rubio, percussione di Rubio,
supera un avversario, poi supera il secondo, ancora Rubio, un possesso di pallina, entra in area Rubio, spalle alla porta, poi vede il portiere a terra, prova sul primo palo, niente da fare, pallina che poi viene smanacciata da Grimalt. Adesso è Casas in area che punta la porta, l'arbitro dice che c'è il fallo a carico del Forte del Lodi, scusate, la punizione in favore del Forte dei Marmi, e diventa nono fallo per quanto riguarda Lodi. Dunque questo è uno di quei famosi vantaggi svantaggi che insomma in questo caso forse se la lasciava andare visto che era in posizione di tiro, ma si fa presto nel ragionare. Adesso è Ambrosio, però è talmente vicino che colpisce Grimalt. Dall'altra parte ancora Torner cerca e trova Cinquini, da questi a Illuzzi. Si gioca intanto in un'atmosfera incredibile, si sentono le voci di tutti quelli che sono all'interno del palazzetto, dagli allenatori ai giocatori, e come lo facciamo noi lo sentono anche gli arbitri ovviamente. Cinquini in possesso di sfera, ancora Cinquini cerca e trova Torner in fascia destra, il blocco di Cinquini permette a Torner di avanzare, va al tiro murato da Ambrosio, finisce fuori dal rettangolo di gioco, e questa volta Ambrosio la sente dura Giulio. Eh sì, questa volta sì, la presa mi sa che forse debba uscire, sì, infatti deve uscire, me lo immaginavo, e fra l'altro osserviamo che Burgai anche stasera è in panchina ma non è stato impiegato, e anche questa non è una defezione da poco per la squadra di Orlandi, che si è recuperato Maremmani, è al completo nominalmente, però insomma un conto è averlo in pista un giocatore come Burgaia e un conto è averlo seduto in panchina con la tuta. Sì, senza ombra di dubbio ancora un po' di dolore per Burgaia, anche se si è allenato per tutta la settimana, diceva Alberto che non lo rischierà, vediamo se il Forte dei Marmi. Adesso c'è la spintonata violentissima, è il decimo fallo e a termine di regolamento forse era anche qualcosa in più, ex compagni, ed è stato Cinquini che è andato a peccarsi il blu per questa spintonata alla balaustra di Maremmani, blu a Cinquini. Ma no, l'arbitro non ha dato, ha dato soltanto il decimo fallo, cioè dunque la punizione di prima per decimo fallo è affidata a Motaran quando sono passati 5 minuti esatti nel corso del secondo tempo. Motaran contro Grimalt, il capitano. Queste sono sicuramente cose provate in allenamento. Il tiro è incredibile, è il mio capitano che va a impattare 3-3 su tiro diretto, una fiammata che non può far niente Grimalt se non recuperarla nel sacco. Se non vado errato ne aveva fatto un uguale col Trissino, con un portiere che ha trascorsi lodigiani come Català, due esecuzioni perfette di Motaran, che sappiamo essere uno specialista e non da oggi, al di là della potenza e anche la precisione. Tanto il Luzzi recupera sfera, dunque una partita che quando mancano 20 minuti alla fine della gara praticamente inizia con le due squadre in perfetta parità. Tutto pronto per l'offensiva del Lodi, che sta studiando l'avversario, si difende la CDS Impianti, prova il Luzzi a sfondare, ci riesce Motaran, si lamenta con l'arbitro, l'arbitro dice che non è successo niente, ancora il Luzzi per Torner, siamo ai limiti dei 40 secondi, ci arriviamo adesso, dunque non c'è la possibilità del tiro, la punizione in favore della CDS Impianti, ok, Forte dei Marmi. Tutto pronto, l'arbitro chiede la distanza, Motaran sulla sfera, vicino a lui c'è Maremmani che cambia dall'altra parte per Rubio, percussione di Rubio, l'appoggio per Casas, autore della prima rete rosso-blu, attaccato da Illuzzi che si lamenta con l'arbitro. Motaran ancora, cerca e trova Maremmani. Adesso è Rubio in possesso di pallina, cerca il filtrante, non gli riesce, attenzione, la sfera è recuperata da Mendez,
per Torner, per Mendez, sporcato il tiro, la prende Casas, cambia per Rubio, ancora Rubio per Mane Mane nel cerchio di centropista, si schiera il Lodi, va alla manovra la formazione di Alberto Orlandi con Motaran che si allarga, la mattonella è giusta ma anche il guantone di Grimalt non è da meno, ancora Motaran, la gira all'indietro, Mane Mane dall'altra parte per Rubio, Forteranni che adesso sta cercando di accelerare, c'è confusione, Casas lotta con Cinquini, la meglio il giallo-rosso, poi Mane Mane si intromette, attenzione in due, il tiro, il palo di Torner esterno ma pur sempre palo che va a suonare, dunque un po' di confusione sulla tre quarti rosso del Lodi, permette a Torner di andare alla conclusione, sfera adesso che si impenna, la recupera Casas, la vola in avanti, attenzione che poi Grimalt intercetta la sfera, la spara fuori dal rettangolo di gioco, niente di fatto, c'è la punizione in favore del rosso-blu quando mancano 17:50. Squadre che adesso giocano e manovrano molto bene, hanno delle accelerazioni incredibili da una parte e dall'altra, ancora Mane Mane in possesso di sfera, intanto vediamo Ambrosio in panchina, questo già è consolante, vuol dire che è pronto eventualmente per l'ingresso, la botta era stata violentissima, è ancora Motaran, resiste alla carica di un avversario del secondo, la dà all'indietro Rubio, missile di Rubio, la sfera rimane lì, ci prova Casas ma il tiro è sporcato da Torner, dunque niente di fatto, torna in avanti il Lodi con Cinquini, il Luzzi, Torner in profondità per Mendez, attaccato da Mane Mane, ancora Mendez per Cinquini, da questi a Torner, il tiro di Torner, Gnata risponde da gran campione qual è, la sfera recuperata da Rubio in fascia destra, supera Cinquini, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, lo scarica per Motaran, ancora per Rubio dopo il tocco di Mane Mane, ci prova Rubio con un alza e schiaccia, supera l'avversario ma non Grimalt, ancora la sfera recuperata dal rosso-blu con Motaran, si allarga Motaran al centro, sfera che rimane lì, ci prova Mane Mane, niente da fare, rimbalzo maligno, la domestica Mane Mane ma poi non riesce ad andare alla conclusione, ancora Mane Mane e Cinquini, il fallo di Cinquini, undicesimo fallo a carico dell'Odi, a quota 13 ricorda il rosso-blu, intanto Ambrosio è pronto per fare il suo ingresso in pista, gli lascia posto un Mane Mane che sicuramente ci ha messo tutto quello che aveva nel tentativo di battere Grimalt, ma non è cosa facile, lo dimostrano le 10 reti subite a questo punto in 5 partite, 4 partite e 3 quarti, battuta in questo momento, Motaran in possesso di pallina, il missile dritto per dritto gli risponde il portiere Grimalt, adesso è Motaran per Rubio, in profondità per Casas, su di lui c'è ancora Casas, recupera sfera, poi è un centimetro indietro ma è ancora Rubio, supera il Luzzi, poi non riesce a superare Torner, il Luzzi, il tiro di Luzzi, la smanacciata questa volta toccagnata, sfera che rimane lì, si scontrano due rosso-blu ma è Motaran, Motaran cerca il filtrante al centro ma grande guardia di Torner, con Cinquini che torna in avanti, si allarga, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, a proposito di questo entra compagno, gli fa posto il Luzzi quando mancano 15 e 28 alla fine, beh un forte di marmi mi pare dopo il gol Giulio abbia ripreso un po' di coraggio, sì sicuramente il fatto di aver riacciuffato il risultato di parità, quindi aver rimesso tutto in discussione, è un risultato molto importante anche dal punto di vista, ripeto, psicologico, perché insomma il Forte Remami da trovarsi il 2-0, sul 2-0 in vantaggio, al 3-2 sotto due volte sul tiro piazzato e poi averne anche sbagliato quello del possibile pareggio tutto nel primo tempo, insomma non era facile ritirarsi su. Intanto è Ambrosio che porta l'insidia davanti alla gabbia di Grimalt, prova un alza e schiaccia e Grimalt va a cercare la pallina ma gli si ferma sotto il cosciale, veramente non l'aveva vista ma ha voluto, fortuna ha voluto che si fermasse proprio là sotto,
Comunque è un forte Dalmi vivo, ma il Lodi non è da meno. Greco, Compagno, Mendez e Torner. Dunque squadra che a livello offensivo è veramente la più pericolosa possibile. Rubio, Ambrosio, Casas e Motaran. Ancora Rubio, fascia destra per lui. Rubio che ha praticamente giocato l'intera gara. Pallina dall'altra parte, Casas, Ambrosio, ha davanti a sé Greco, serve in profondità Rubio che gli ritorna a sfera, siamo al limite dell'area, ancora Ambrosio cerca un compagno, vediamo se riuscirà a trovarlo nello stretto, al centro niente da fare, fra tre avversari hanno la meglio grazie al tocco del portiere, poi è Gnata che si guadagna la pagnotta sull'incursione solitaria di Mendez. Finiscono a terra in due, l'arbitro dice che si può proseguire, la parata di Gnata su Compagno che si guardava intorno alla ricerca di una maglia amica che non ha trovato, dunque ha forzato un po' il tiro, non ha avuto difficoltà questa volta Gnata. Casas se la deve vedere con Greco, il raddoppio su di lui, ancora Casas in possesso di pallina. Ancora lui, ne esce, poi viene spintonato e c'è il dodicesimo fallo per quanto riguarda il Lodi, a quota 13 il Forte dei Marmi. Dunque si va pareggiando anche questa speciale classifica che ricordo a quota 15 porterà una delle due squadre al tiro diretto. Dunque tutto pronto, la battuta, Ambrosio in possesso di pallina. Ambrosio cerca di farsi vedere Rubio, due su di lui, Motaran sbriga la pratica, poi cerca di rilanciare Ambrosio che è trattenuto vistosamente dal compagno. L'arbitro dice che si può proseguire, un po' più di attenzione in queste azioni non sarebbe male, visto che oltretutto sono in due, non è che si deve obbligatoriamente seguire la pallina in tutti i casi. Comunque ancora la sfera al centro, niente da fare, Motaran supera, va al tiro, sfera che si impenna sulla stecca di Compagno, la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco negli spogliatoi, dunque si riprende con la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice basso alla sinistra di Grimalt. Intanto siamo alla metà esatta del primo tempo, Giulio, e mi pare che insomma non si sblocca, anche se ci sono andati vicini da una parte e dall'altra. Sì, questa è la classica partita che potrebbe, come spesso succede nell'hockey, essere decisa dagli episodi, no? Anche perché ci sono appunto alle viste, se continuano con questi ritmi, altri tiri diretti, e per quello che abbiamo visto nel primo tempo i tiri diretti sono stati determinanti, perché il Forte dei Marmi è andato sotto proprio per averne trasformato uno solo su due, il Lodi invece l'ha trasformato tutti e due, quindi è chiaro che in una partita in cui c'è un grande equilibrio, perché lo stiamo vedendo, e potrebbero fare la differenza proprio questi tiri diretti che si stanno avvicinando, sempre che poi non ce ne sia altri, perché poi è chiaro che insomma in pista le squadre stanno giocando senza complimenti, quindi è chiaro che ci possono essere, però anche se le difese fossero perfette dal punto di vista di evitare rigori o tiri diretti per falli, è chiaro che il computo dei falli di squadra fa pensare che prima della fine, visto che manca appunto, come dicevi giustamente, ancora a metà del secondo tempo, si arrivi a un'altra, almeno a un'altra per parte, forse, chi lo sa, insomma vedremo, però ecco, ripeto, queste sono cose che possono fare la differenza, perché poi sia Lodi che Forte dei Marmi stanno giocando un'ottima partita, considerato insomma che vengono da un mese di stop, c'è delle diatribe sulla pallina, mi sa, sì, ecco, e quindi comunque venendo da un mese di stop stanno dando vita a un ottimo spettacolo che chiaramente fa bene sperare per il futuro della stagione, perché poi è una partita importante finché si vuole, ma per il Forte dei Marmi è la quarta partita giocata, per il Lodi la quinta, quindi c'è ancora molto molto tempo, vedremo come andrà a finire la partita e poi naturalmente una stagione che, se potrà continuare regolarmente, sarà veramente molto interessante. Decisamente interessante, e perché non mancano grandi squadre e perché giocando poi praticamente due gare a settimana per i prossimi due mesi ci diranno anche quali sono le formazioni che hanno forza e testa soprattutto per poter
andare a competere ai massimi livelli. Adesso c'è il fallo ancora su Ambrosio da parte di Mendez, la punizione già battuta, parità per quanto riguarda il punteggio, parità per quanto riguarda i falli, con Rubio che supera l'avversario, è costretto però a rifugiarsi dietro porta, la mette al centro, poi Ambrosio stratrattenuto dagli avversari. Quando Ambrosio arriva in area sempre addosso un paio di uomini, perché sanno che è un uomo che può far male. Greco per compagno, Turner, compagno ancora per Greco, centro area c'è Mendez, ancora Mendez per Turner, tenta il tiro murato da Casas, Turner. Sono 8 secondi, la sfera destra è recuperata dal Fortunami con Rubio, da questi a Motaran, missile di Motaran, fa la barba al secondo palo, niente da fare, attenzione dall'altra parte, Lodi che ci prova sotto porta, bravo Riccardo, e la sfera torna all'indietro, ancora per il Lodi che va a manovrare, occasionissima Lodi, ma è il Fortunami che recupera la sfera, attenzione Motaran. Rubio costretto a fermarsi per l'intervento di Turner, all'indietro per Ambrosio, Rubio, Motaran ancora, pericolosissimo poc'anzi. Rubio cerca un compagno, lo trova in... E il tiro, mamma mia, con il casco! Grimalt va a toglierla ancora, il Forte d'Armi nello stretto, Casas per Ambrosio, poi arriva il secondo avversario. La sfera è però per Rubio, Rubio entra in area, pallina che rimane lì ma non si riesce a buttarla in fondo al sacco, attenzione contropiede giallo-rosso, ma ancora Casas, Ambrosio, Motaran, il tiro di Ambrosio alto sopra la traversa, ma si può giocare dice l'arbitro, è un Forte dei Marmi che ha provato a tirare almeno 5 volte nell'ultimo minuto, ma ancora niente cambia. Un po' di imprecisione ma una bravura straordinaria di Grimalt, ci impediscono la rete, il filtrante al centro per il tocco di Ambrosio che però non riesce per l'intervento difensivo di Turner, sappiamo quanto sa essere convincente in difesa Turner, lo conosciamo molto bene, ancora Casas, tentativo, sfera che si impenna sul parastinchi di un avversario e ritorna in avanti il Lodi, quando mancano 9:23 il Luzzi in pista gli dà spazio Turner, dunque 3-3 il risultato, Forte dei Marmi ha acciuffato il pari al quinto minuto del secondo tempo dopo essere stato in vantaggio per 2-0, la rimonta del Lodi fino al vantaggio per 3-2 il Lodigiano e poi il 3-3 su tiro diretto da parte di Motaran. Intanto serie di cambi dentro il Luzzi, compagno Greco e Cinquini per il Lodi, risponde il Forte dei Marmi con Maremmani, Ambrosio, Casas e Rubio, ovviamente imprescindibili i due portieri, stiamo parlando da una parte di Grimalt per il Lodi e dall'altra di Ignata per la GDS Impianti. Ancora sfera all'indietro, ci prova dalla lunghissima distanza. Poi nel momento in cui va al tiro viene messo giù Casas, riesce comunque a concludere ma niente di fatto, ancora Grimalt, attenzione alla conclusione che passa al lato, il Forte dei Marmi potrebbe riconquistare sfera ma l'arbitro ferma perché c'è un problema tecnico, un pattino da parte del portiere Grimalt, vediamo che serve l'intervento del meccanico, sembrava, in realtà sta soltanto pulendo, ecco vediamo adesso in questo momento, dunque diventa praticamente un time out, Giulio. Eh sì, un time out ufficioso diciamo così,
Sì, ecco, no, comunque dovrebbe aver fatto abbastanza presto, 8 minuti e 45, 43 ancora da giocare e può succedere chiaramente di tutto, e lo stiamo vedendo perché le due squadre ora negli ultimi minuti è il Forte dei Marmi che ha veramente messo in grossa difficoltà Lodi. Prima c'erano stati qualche contropiede anche della formazione lombarda, insomma bella partita veramente, per ci voleva una partita così per riconciliarci, no? Con un campionato che ci mancava da un mese. Dall'altra parte c'è, cioè, un peccato perché una squadra, cioè una partita fra due squadre di questo livello, sicuramente nel proseguo della stagione avremo modo di rivederla con in ballo ben altre cose che non siano i tre punti, che peraltro sono importanti ma hanno un valore relativo all'inizio, perché anche se siamo ai primi di dicembre siamo ancora come partite giocate all'inizio della regular season. Senza ombra di dubbio per il Forte dei Marmi la quarta, per il Lodi la quinta. Dunque anche a livello numerico la formazione, la classifica è un po' confusionaria a causa di tutte queste gare rimandate. Comunque vediamo quello che succede. Forte dei Marmi in possesso di pallina, Cinquini, ma Rubio se lo fa fuori, poi cerca il filtrante al centro per Ambrosio che arriva sulla sfera ma non riesce la deviazione. Maremmani adesso, Maremmani cerca un compagno, poi c'è la stecca però di Grimalt fuori dall'area di competenza. C'è dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Ricordo 3-3 il risultato, 13 falli per parte, 8 minuti e 18 da giocare. E dunque tutta ancora da vivere questa gara, una gara che era iniziata con il Forte dei Marmi in doppio vantaggio, poi è finito il primo tempo con il vantaggio numerico di 3-2 del Lodi. Adesso siamo sul 3 pari, tempo che si accorcia sempre di più e gara dunque che va a diventare sempre più interessante dal punto di vista numerico, perché ovviamente accorciandosi il tempo accorciano anche le possibilità. Intanto la sfera rimane lì, la recupera Compagno, Compagno la dà all'indietro per il Luzzi, da questi a Cinquini, Cinquini per il Luzzi, per Compagno ancora, il Luzzi. Il tiro di Luzzi passa abbondantemente al lato, il più veloce di tutti è Maremmani, attaccato da Luzzi, Maremmani dietro porta riesce a servire Rubio che poi la dà lunghissima per Casas, ma è in anticipo Cinquini, Casas va a controllarlo alla balaustra, gli fa perdere il tempo del contropiede praticamente. Adesso parte Greco, il tiro di Greco fermato, sfera che non arriva a Compagno che si era appostata nel tentativo della ribattuta, e Maremmani che riporta in avanti il Forte dei Marmi. Dunque Rubio ancora, il tiro, il gol, il gol di Rubio, spettacolare veramente, ha superato l'avversario con un alza e schiaccia e l'ha messa alle spalle del portiere, veramente grandissima rete Giulio. Ma una rete alla Burgaia, diciamo, senza voler nulla togliere a Rubio, che riflettevo proprio prima quando avevi detto che ha giocato praticamente tutta la partita, no? È un giocatore che è venuto in Italia molto giovane e è cresciuto tantissimo in questi campionati italiani, prima il Centro Giovani, poi il Sarzana, poi il Trissino e Forte dei Marmi. È veramente cresciuto tantissimo da giocatore, da difensore a giocatore completo, e lo ha dimostrato proprio con questo grandissimo pezzo di bravura. Quindi una rete importante che oltretutto va a coronamento di una grande prestazione la sua. Senza ombra di dubbio, intanto è Rubio che riconquista sfera per Ambrosio. Ancora Casas, si ferma Rubio, autore di una rete veramente spettacolare, sicuramente la più bella della gara. Ancora lui, manovra, cerca e trova Ambrosio. Sono oramai 12 secondi che hanno il rossoblù per andare al tiro. Maremmani si ferma, la mette al centro, c'è Casas sulla sfera, ma scadono i 40 secondi in questo momento, 45 secondi, dunque la punizione in favore del Lodi che può riprendere a giocare quando mancano 6 e 18. Ricordo l'ultima rete di Rubio nel secondo tempo, il pari di Motarane e il gol di Rubio hanno riportato avanti di uno il Forte dei Marmi, 4-3, 13 falli per parte, a differenza del primo tempo, del secondo tempo se ne è visti pochissimi, forse due, questo a dimostrazione che le squadre stanno pensando a giocare e soprattutto che si sono resi conto che poi è pericolosissimo andare al tiro diretto di questi tempi.
ci prova adesso Cinquini, c'è la deviazione, la sfera che finisce praticamente negli spogliatoi, la punizione in favore del Lodi quando mancano 5:43, ricordo 4-3 il risultato. Un Forte dei Marmi che nel corso del secondo tempo è riuscito a imporre, a differenza del primo tempo ci sono stati momenti in cui Lodi riusciva ad imporsi, ma nel secondo tempo il Forte dei Marmi veramente ha giocato una grande partita, ha avuto delle grandi occasioni. Adesso ovviamente mancano 5:40, è ancora tutta da giocare questa gara. Intanto Meremani in anticipo su tutti va a recuperare sfera, poi sono due su di lui, gliela portano via, arriva Ambrosi a dargli manforte, Cinquini si salva nell'angolo e dunque Lodi può tornare in avanti a manovrare, si difende la CDS Impianti, sfera al centro, niente da fare, la pallina è per Casas che supera di slancio compagno, se ne va davanti a sé il Luzzi, supera anche Luzzi in una qualche maniera ma si defila troppo, non può arrivare alla conclusione. Adesso è una sfera lunga di compagno ma ancora Casas, veramente impressionante l'amore di gioco che ha fatto in questa gara, speriamo che ne abbia ancora per qualche minuto, che ha speso veramente tantissimo. Cinquini all'indietro, la sfera è per Greco, ci prova dalla lunga distanza, deviazione, sfera che si impenna, punizione di time out quando mancano 4:55. Il time out chiesto ovviamente da Ciccio Bresciani che deve rettificare qualcosa con i suoi, ne approfittano ovviamente anche i portieri per andare a lucidare le visiere, a prendere un filo d'aria. Eh sì, dopo un primo tempo come detto giustamente dove saranno visti tanti tiri di regge, scusate, tanti falli di squadra, proprio per smentire quello che dicevo io quando a metà del secondo tempo la situazione era praticamente quella, mi pare, quando avevo fatto il precedente intervento erano 13-12, ora siamo 13-13, sono passati più della metà del tempo che mancava, no? Quindi comunque evidentemente, ma lo si è visto bene in certi momenti, nel primo tempo quando certi giocatori, il giocatore era a difendere la pallina si andava a cercare di prenderla rischiando di più, adesso un paio di volte ho visto sia da una parte che dall'altra che si è preferito lasciare magari il giocatore avversario andar via, specialmente se era lontano dalla porta, che non intervenire e rischiare il fallo, no? Quindi è chiaro che ci sono le squadre sanno quando è il momento di giocare un po' più deciso e quindi di poter salire con i falli di squadra, e quando invece c'è da pensare a stare attenti, perché a questo punto con su 13 falli di squadra a testa subirne uno, farne uno e poi magari un altro che può venire fuori anche da un'interpretazione non particolarmente azzeccata e può fare la differenza, no? In una partita come questa. Intanto comunque il Forte dei Marmi a 4:45 ha sempre un gol di vantaggio. Si riprende a giocare Torner, Cinquini, Illuzzi e Mendez, risponde Mutaran, Rubio, Maremani e Ambrosio, la sfera per il Luzzi, il tiro murato, la riconquista Ambrosio che si riporta a sfera in avanti, Ambrosio per Maremmani, supera un avversario, finisce a terra e l'arbitro assegna il 14° fallo di squadra, chiede il cartellino a Maremmani, l'arbitro non è di questo avviso e c'è il richiamo a Orlandi che così come Maremmani chiedeva il cartellino blu. E ne abbiamo visti un paio nel primo tempo che forse erano meno blu di questo, ma comunque l'arbitro lì a due passi decide lui e prendiamo per buona questa decisione, sale a quota 14 come diceva poco fa proprio l'amico Giulio, e diventa tutto più difficile chiaramente quando mancano 4:17, si accorcia il tempo, non c'è poi la possibilità di recuperare, ma vediamo quello che sarà l'andamento insomma di questa gara, c'è una gara intera da giocare ancora perché 4:17 l'hockey su pista consente di fare tutto il contrario di tutto. Vediamo tanto Ferrari che si spiega con Mendez, tutto pronto per la battuta, Maremmani per Rubio, Rubio per Ambrosio, per Mutaran, per Maremmani, pressing altissimo sui portatori di palla rossoblu, Maremmani supera un avversario, poi non riesce a scappare a Mendez, ce la fa però Mutaran, poi Maremmani per Rubio che si ferma, era la sfera un po' troppo defilata, non consentiva di arrivare al tiro,
ancora Rubio, recupera su Illuzzi, se ne va Rubio in area, sfera che si impenna, l'arbitro fischia una punizione in favore del Lodi, già battuta con Torner che tornerà avanti. Gran lavoro di Rubio, veramente inesauribile, almeno in questa gara. Attenzione, ancora lui che recupera la sfera, ne recupera praticamente un'infinità, poi Maremmani ci prova col giochino dietro porta, non gli riesce, bravo lui ma bravissimo Grimalt. Attenzione al tiro, la sfera smanacciata dritto per dritto da Gnata sulla conclusione di Illuzzi. Torner, intanto un tempo si sarebbe accesa la luce verde se non vado errato, quando mancavano meno di 3 minuti, erano i tempi in cui i display ce li sognavamo, esisteva un cronometro e 3 lampadine che segnavano meno 3, meno 2, meno 1, i tempi erano dati con un cartello, Giulio. Prima addirittura c'erano le palette, no? Colorate. Le lampadine già in un secondo tempo, è vero. Comunque al Prato Verde ricordo quando sono state installate le famose lampadine. Pronto Motaran con Rubio ancora in possesso di sfera, adesso il Fortunami fa girare pallina, mancano 10 secondi al tiro, ci prova in questo momento Ambrosio, scadono dunque 45 secondi e tornano avanti il Lodi, 2 minuti da giocare, tempo lunghissimo nell'hockey su pista, poi arriva Ambrosio, si lamenta con l'arbitro Illuzzi, ma l'arbitro dice che si può proseguire, la bastonata sulla mano di Ambrosio, l'arbitro dice che non c'è fallo, che si può proseguire, e adesso è Rubio che se ne va, Rubio ancora per Ambrosio, per Rubio messo giù in area di rigore, vediamo quello che decide l'arbitro, c'è il time out, non ho capito bene perché non ha fatto cenno, non ha fatto cenno l'arbitro. C'è il time out, vediamo adesso, ma credo che sarà una punizione contro il Forte dei Marmi per simulazione, almeno da quello che sono riuscito a vedere. Vediamo che parlano i due arbitri, che se ne dica dei microfoni, sono lì comunque a confaulare a 40 centimetri uno dall'altro. Vediamo quella che sarà la decisione, dovremo aspettare la fine del time out. Intanto vediamo che i due allenatori ovviamente danno delle dritte importanti adesso, perché il tempo rimane pochissimo. Ricordo il risultato 4-3, apre le marcature Casas al terzo con un gran gol, un'incursione dalla fascia sinistra che sul primo palo beffa Grimalt, il raddoppio su punizione diretta di Ambrosio, poi il rigore di Luzzi per il dimezzamento del risultato da parte dell'Odi, il pareggio di Compagno sul tiro diretto e Mendes in contropiede fa 3-2. Nel secondo tempo c'è il decimo fallo, Motaran trasforma il tiro diretto e poi Rubio va a segnare il 4-3 con quello che è forse il gol più bello di tutta, anzi sicuramente il gol più bello di tutta la partita, incursione dalla fascia destra, alza e schiaccia, supera l'avversario e supera anche il portiere. 1:41 alla fine con Rubio, Casas, Motaran e Ambrosio in pista, quota 13 falli per il rosso-blu, quota 14 falli per i giallo-rossi, quando manca un primo e 41 secondi. Battuta in questo momento Casas, scusate, Casas difende ma non riesce ad agguantare sfera, dunque Torner per Illuzzi, per Torner ancora, se ne va in fascia destra Torner, controllato da Motaran, sfera all'indietro, ancora per il tiro di prima intenzione ma niente da fare, fa buona guardia il nostro Riccardo Gnata. 1:13, ancora il tentativo di attacco del Lodi, la difesa del rosso-blu, Motaran per Greco, su di lui va Casas, la sfera è per Illuzzi che prova ancora il tiro, murato, il rimbalzo gli consente di tentare ancora il tiro ma la sfera è alta, 55 secondi, il Forte Marmi ne ha 45 a disposizione, vediamo Giulio se riesce a portarla in fondo, ma ovviamente sarà un pressing altissimo e sarà difficile già uscire dalla metà pista, immagino. Ci pensa e se ne incarica il nostro Casas che tenta un filtrante, intanto fuori
il portiere dentro il quinto uomo a 44 secondi. Fortenami che adesso è praticamente in inferiorità numerica nella pratica e dunque deve fare muro davanti a Agnata. Ancora per il Luzzi, 30 secondi il tiro, Agnata che smanaccia, Motaran che cerca di portarvi a sfera, non gli riesce. C'è adesso il fallo a favore del Forte dei Marmi quando mancano 22 secondi. Scusate, 22 secondi, rientra ovviamente Grimaldi perché il Forte dei Marmi può tornare in attacco. E vediamo che si aspetta la distanza che non so se è il mestiere che mi porta a calcolarla piuttosto bene, ma non c'è mai una volta che riesca a capire quanto sono lunghi 3 metri. Ancora Casas, 9 secondi, Casas, tiella là, e ormai se riesce ad arrivare all'angolo non gliela toglie più nessuno, e non gliela toglie più nessuno, ed è una vittoria stratosferica. Il Forte dei Marmi si impone per 4-3 dopo un mese di stop, dopo non essersi potuto allenare per 4 settimane su 5, riesce comunque senza Burgaia, vorrei ricordarlo, riesce comunque a far sua una gara importantissima. La dedica non c'è, la dedico io alla mia bimba, la Giulia, che quest'anno compieva gli anni, e immagino che la squadra si unirà a tutto ciò. Giulio, l'ultimo commento, intanto riprendo fiato. Sì, mi associo anch'io a Giulia, che conosco da lunga data. Sì, una vittoria importantissima. Il Forte dei Marmi non era nelle condizioni migliori per il lungo stop, ricominciare subito con una partita così difficile senza Burgaia. Credo che abbia interpretato al meglio la gara e credo che per quello che si è visto al secondo tempo, diciamo che non abbia francamente rubato niente, perché dopo essersi trovato in grosse difficoltà nel primo tempo dallo 2-0 al 2-3 è riuscita a ritrovarsi, a riorganizzarsi, a pareggiare prima e poi a segnare il gol della vittoria. Credo che siano 3 punti meritati in una stagione che comunque è ancora lunghissima e tempo per fare tutto e l'opposto di tutto ce ne sarà tanto. L'importante è continuare a giocare e continuare a vedere partite come queste. Grazie e buonasera. Bene, io ringrazio Giulio Arnolieri, lo lascio al suo pezzo per la Nazione, alla cronaca sportiva della Versilia. Dunque apre le marcature Casas al terzo minuto con un'incursione da sinistra, il raddoppio è di Ambrosio su tiro diretto per il blu a Compagno, poi al 20° il rigore di Luzzi fa 2-1, al 20:18 decimo fallo, Compagno fa 2-2, al 21:25 contropiede pressoché perfetto, Mendez porta in avanti il Lodi per 3-2, il blu a Torner. Il tiro diretto di Casas è parato e si arriva al secondo tempo. Al quinto il decimo fallo del Lodi vale un tiro diretto sparato dal capitano Motaran che fa 3-3, e poi Rubio, un capolavoro assoluto, riesce a piazzare la zampata per il 4-3, alza, supera l'avversario, schiaccia, supera Grimaldi, e il Forte dei Marmi, molto rimaneggiato, torna a ripeterlo ancora una volta perché è la realtà, regala oramai da 5 giornate, 4 giornate, perché questa per il Forte dei Marmi è la quarta giornata, un signore come Burgaia agli avversari, e nonostante questo riesce a domare un Lodi che almeno sulla carta, per quanto fatto nel corso di questo mese di assenza dell'occhio giocato, era riuscito ad allenarsi regolarmente. Il Forte dei Marmi non si fa mettere sotto, subisce quando deve subire, colpisce quando deve colpire e fa 4-3 e si porta a casa 3 punti importanti. E ovviamente mancano ancora punti ai rosso-blu per quanto riguarda la classifica, perché deve recuperare diverse partite, ma comunque si porta addosso agli avversari. E a questo punto il mio grazie a Giulio Arnolieri, il mio grazie all'amico Giuseppe Nardini, il mio grazie a quanti hanno avuto la voglia e soprattutto la pazienza di ascoltarci, Cerpelloni e non, e tutto quello che si è passato ai nostri microfoni. L'appuntamento per l'hockey è a martedì, ma il Forte dei Marmi giocherà in quel di Breganze. Torneremo qui contro i giallorossi ancora di Bassano sabato prossimo. La linea va allo studio, a risentirci alla prossima.